Sei tornato tardi oggi. Mangia qualcosa. Devo andare all'incontro. Ah, mentre tornavo, mi sono fermato a parlare con Xiao Zhang, quello del comune. Mi ha detto che le autorità hanno emanato da poco un nuovo ordine. Vogliono reprimere le chiese domestiche. Ormai l'intera Cina sta indagando su noi credenti. Promettono ricompense a chi denuncia. L'ho visto l'avviso. Ordinano ai supervisori locali di riferire ogni sospetto. Con il PCC sarà sempre dura per noi cristiani. Potrebbero arrestarci in qualsiasi momento. È stato per la guida di Dio e la sua protezione che siamo riusciti a resistere finora. Già. Non importa quanto il partito ci perseguiti, dobbiamo rendere testimonianza diffondendo il Vangelo. Così Dio renderà la nostra fede perfetta. Hai ragione. Più siamo oppressi, più dobbiamo credere in Dio. Già. Ora vado. Ok, nevica. Sta attenta. Bene. Questa è la ricevuta per la stampa dei libri. Tieni. Sì. Sorella Liu. Sì? La parola appare nella carne. È già in stampa. Sta procedendo. Lo avremo a fine mese. Lode a Dio. Lode a Dio. Sempre più persone seguono l'opera di Dio degli ultimi giorni. Sì. Devono leggere al più presto le sue parole. Hai ragione. Dobbiamo accelerare il lavoro. Va bene. Parliamo dell'opera del Vangelo. Sì. La polizia. Nascondete i libri. Non muovetevi! Ferme! Contro il muro, subito! Sperti! Al muro! Perquisite! Ferma! Proprietà privata. Avete un mandato? Non fare la furba. Un mandato? I credenti come voi li posso arrestare come e quando voglio. E senza mandato. Che peccato c'è nell'essere cristiani? Cosa vi dà il diritto di arrestarci? Ferma! Non parlarmi di diritti. Ascolta bene. Se credete in Dio, violate la legge del Partito Comunista che ha il diritto di arrestarvi. Ti abbiamo detto di stare ferma. Mi perquisite contro la mia volontà. È una violazione dei diritti umani. È illegale. Diritti umani. Sei in Cina e vuoi anche quelli? Spera di rinascere in un altro paese. Qui non ci sono diritti umani. Capo, guarda. Portateli via. Avanti. È una grossa somma. Quella donna deve essere lei il capo. L'operazione è davvero ben riuscita. E adesso cosa dobbiamo farne? Secondo te, il superiore vuole interrogare personalmente i principali credenti in Dio. Prendi entrambe
Portale al comando. Le altre tre restano qui. Sì. Capitano Chen. Dio mio, questi uomini mi tortureranno per avere una confessione. Ti prego, sorreggimi. Il Signore Gesù disse: e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire e l'anima e il corpo nella Geenna. Dimmi la verità. Dove hai nascosto i 70.000 yuan della Chiesa? Chi sono i tuoi capi? Come li contatti? Non ho fatto niente di male. Perché mi interrogate? Cosa pensate di ottenere con queste domande? Sciocchezze! Quando chiedo una cosa, tu rispondi sinceramente. Ora rispondi. Capitano, questi credenti sono cocciuti. Se non la costringiamo, non dirà nulla. Parla! Ti ammazzo di botte! Ti rovino! Parlerai! Rispondi! Maledetto! Parla! Parla! Dimmi ora, dove sono i soldi della Chiesa? Rispondi, o non uscirai viva di qui! Rispondi! Rispondi! Parla! Dove sono i soldi della Chiesa? Chi sono i tuoi capi? Dillo! Non vuoi? Dillo! 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 Ancora non parli? Dillo! Sì o no? Parla! Sì o no? Rispondi! Parla! Parla! Devi dirmelo! Chi sono i tuoi capi? Maledetta. Sembra quasi che tu chieda di essere torturata. Se non me lo dici, avrai un altro assaggio del taser. Lo avrai dove fa più male. Parla! Capo, è svenuta. Falla rinvenire. Non fare la dura. Se anche ti ammazzo qui, nessuno lo saprà. Parla! Parla! Mi senti? Prendi l'acqua. Oh.
Merda, è fredda! Dannazione, ti farà morire congelata! Avanti, andiamo a scaldarci di là. Quando non sopporterà più il gelo, ci implorerà di ascoltare tutta la storia. Dio, non riuscirò a resistere per molto. Ho paura che verrò torturata a morte. Dio, ti prego, dammi la fede e la forza. Dio dice, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Quando gli esseri umani sono pronti a sacrificare la propria vita, tutto diventa insignificante e nessuno può avere la meglio su di loro. Che cosa potrebbe essere più importante della vita? La polizia mi tortura in questo modo solo per farmi temere la morte e tradire Dio. Se voglio rimanere in vita e diventare Giuda, non solo non riceverò la vita, ma verrò anche punita da Dio. Dio, la mia carne è debole, ma io non voglio tradirti. Anche se questo significa la morte, devo comunque rimanere testimone. Quella notte ho continuato a pregare Dio. Sentivo che una volta che avessi smesso di invocare Dio, non sarei stata in grado di resistere. Ero incoraggiata anche dalla parola di Dio, che mi dava la fiducia e la forza per andare avanti. Persino il dolore si era attenuato senza preavviso. Capitano, quella cagna continua a non parlare. Nemmeno con la tortura. L'abbiamo smossa. Se continua così, che risposta daremo ai nostri superiori? Ne parleremo all'arrivo del capitano Gia. Cosa? Un altro osso duro? Capitano Gia, capitano Hu, prego, sedetevi. Prego, accomodatevi. Dove sono i 70.000 yuan? Chi sono i vostri capi? Con chi sei in contatto? Maledetta! Mi risponderai, altrimenti ti pesterò a morte! Basta così! Come puoi picchiarla? Leggi ciò che è scritto lì? Non potreste mostrare gentilezza? Ehi, perché è ammanettata? Toglietele. Shaoli, giusto? Hai sete? Bevi un po'. Oh. Non preoccuparti, non ti farò male. Voglio solo fare due chiacchiere con te. Mi hanno detto che hai una bella famiglia. Un marito amorevole e un figlio molto premuroso. Se ti vedessero in queste condizioni, soffrirebbero molto.
Dimmi, con una vita così bella, perché devi credere in Dio? Vedi, tu hai rovinato tutto. Solo per la tua fede nel tuo Dio. Ne è valsa la pena? Ti manca la tua famiglia? Ascolta. Se tu ci dirai chi sono i tuoi capi e con chi sei in contatto all'interno della Chiesa, ti rilasceremo immediatamente perché tu possa riunirti con i tuoi cari. Che ne pensi? Non ti è chiaro il perché non posso riunirmi con la mia famiglia e chi sono i responsabili della mia sofferenza. Sin da quando il Partito Comunista Cinese ha preso il potere, ha spietatamente perseguitato i cristiani. Molti di loro sono spariti, sono stati separati dai loro cari e le famiglie fatte a pezzi. Il Partito Comunista è il colpevole che perseguita le famiglie dei cristiani. Zitta! Ehi! Mi costringete a confessare, a tradire tutti i miei fratelli. Loro sono come me. Credono in Dio, senza commettere alcun reato. Quello che voi fate è illegale. Io non vi rivelerò proprio un bel niente. Accidenti. Perché sei così testarda? Conviene essere più pragmatici. Come dice il proverbio, il cielo distrugge coloro che non si mettono a pensare a loro stessi. Se non mi risponderai, soffrirai moltissimo. In realtà, io lo so che voi credenti in Dio siete innocenti, delle bravissime persone. Quindi ho intenzione di aiutarvi. La politica del Partito Comunista è quella di vietare i credi religiosi, in particolare le vostre chiese domestiche. Sono assolutamente vietate dal governo nazionale. Quindi ti do un consiglio. Segui il volere del partito. Se il Partito Comunista te lo vieta, non credere in Dio. In Cina, solo le persone mansuete avranno pace. Capisci quello che sto dicendo? Ho capito quello che hai detto. Se il popolo cinese vuole vivere in pace, deve obbedire al Partito Comunista, anche se il Partito Comunista viola la Costituzione e i diritti umani. Le persone devono obbedire senza fiatare, anche se va contro la volontà del cielo e del popolo, deve essere comunque sostenuto. Solo queste, agli occhi del Partito Comunista, sono persone brave e mansuete. Chiunque gli disobbedisca verrà condannato. Il partito lo manderà in prigione e gli toglierà la vita. Tale governo può portare la pace al popolo o farlo soffrire infinitamente. Basta! Non sai distinguere bene e male. Il consiglio del capitano è stato sincero, ma tu non l'hai ascoltato.
Penso che tu preferisca le maniere forti. Aspetta. Pensi che se non parli, noi non possiamo farti nulla? Se ti ostini a non parlare, ti toglieremo i vestiti. Ti faremo un video. E lo metteremo su internet. Penseranno tutti che sei una sgualdrina. Una rovina famiglie. Così sarai rovinata. E la tua famiglia non potrà più farsi vedere. Vedremo come vivrai. Pensaci molto attentamente. Ti do 5 minuti per pensarci. Questi demoni comunisti cinesi sono capaci di qualsiasi malvagità e nefandezza. Se davvero mi facessero un video e lo mettessero su internet per infangare il mio nome, come faremmo io, mio marito e mio figlio a sollevare la testa in presenza di altri? Dio, cosa devo fare? Dovete stare svegli e attendere in ogni momento e dovete venire davanti a me più di frequente. Dovete riconoscere i vari complotti e i piani astuti di Satana, conoscere lo spirito, le persone ed essere capaci di discernere tutte le tipologie di individui, di questioni e di cose. Devi avere dentro di te il mio coraggio. Confida nella mia saggezza per percorrere il cammino perfetto. Non permettere alle cospirazioni di Satana di avere il sopravvento. La polizia comunista cinese minaccia di rovinare il mio nome per farmi tradire Dio. Se arrivassi a un compromesso con Satana per salvare la mia reputazione e il mio onore, non cadrei forse nella sua trappola, diventando un Giuda vergognoso? I santi antichi erano disposti a sopportare persecuzioni, sofferenze e umiliazioni per rendere testimonianza a Dio predicando il Vangelo. Sarebbero diventati martiri pur di non sottomettersi a Satana. Vennero elogiati da Dio per le magnifiche e solenni testimonianze che resero. La persecuzione e l'umiliazione che sto sopportando adesso per la mia fede in Dio sono una gloria. Io starò fermamente dalla parte di Dio e mi rifiuterò nella maniera più assoluta di lasciare che la trama di Satana si compia. Bene. Rifletti e dici tutto. Se non lo farai, gireremo il video su di te. Non ho nulla da dirvi. Vedo chiaramente che la calunnia e la menzogna sono i soliti trucchetti di voi comunisti. Fareste di tutto per costringere le persone a tradire Dio. Sta zitta! Qui in Cina, chi non vuole obbedire avrà una punizione. Così agisce il partito. E nessuno può fermarlo. Farai meglio a dirci la verità, e in fretta! Basta! Non perdiamo tempo. Portatela in cella. Ci è stato dato un ordine. Ed è farci dire dove sono nascosti i soldi della Chiesa e i suoi capi. Su, portatela via. Non le parlate! È una credente in Dio. Non siete autorizzate a parlare con lei né ad ascoltarla. Se prova a predicare, denunciatela subito. Capito? Sì, signora. Sì, signora. Thank you.
Parla! Dove sono i soldi della Chiesa? Chi sono i tuoi capi? Rispondi, o non uscirai viva di qui! Ci è stato dato un ordine, ed è farci dire dove sono nascosti i soldi della Chiesa e i suoi capi. Questi poliziotti comunisti non si arrenderanno fino a quando non dirò loro quello che vogliono sapere. Noi credenti in Dio seguiamo la retta via della vita. Perché il Partito Comunista Cinese è così malvagio? Perché non lascia vivere i credenti in Dio? Antenati dei tempi antichi, amate guide, si oppongono tutti a Dio. La loro intromissione ha lasciato ogni cosa sotto il cielo in uno stato di oscurità e di caos. Libertà religiosa, diritti e interessi legittimi dei cittadini sono tutti trucchi per celare il peccato. Perché frapporre un simile impenetrabile ostacolo all'opera di Dio? Perché impiegare diversi trucchi pur di ingannare il popolo di Dio? Dove sono l'autentica libertà e i legittimi diritti e interessi? Dov'è l'equità? Dov'è la comodità? Dov'è il calore? Perché usare schemi ingannevoli per prendersi gioco del popolo di Dio? Perché usare la forza per sopprimere la venuta di Dio? Perché non permettere a Dio di percorrere liberamente la terra che egli stesso ha creato? Perché dare la caccia a Dio fino al punto che egli non abbia alcun luogo dove posare il capo? Dov'è il calore tra gli uomini? Dov'è il benvenuto tra la gente? Il demonio desidera cancellare Dio in un sol soffio, per insultarlo e assassinarlo di nuovo e tentare di fare a pezzi e interrompere la sua opera. Come potrebbe accettare Dio come suo pari? Come può tollerare che Dio interferisca con il suo lavoro in mezzo agli uomini? Come può permettere che Dio smascheri il suo odioso volto? Come può permettere che Dio interrompa il suo lavoro? Come potrebbe questo demonio fumante di rabbia permettere che Dio controlli la sua sfera di influenza sulla terra? Come potrebbe di buon grado ammettere la sconfitta? Il suo detestabile comportamento è stato svelato per ciò che è. Pertanto non si sa davvero se ridere o piangere. Ed è estremamente difficile parlarne, non è questa la sua essenza? Il governo comunista cinese mi arresta e mi tortura in questo modo solo perché credo in Dio e predico il Vangelo. Usano trucchi di tutti i tipi per indurmi a tradire Dio. Il Partito Comunista Cinese è davvero malvagio e retrogrado. Noi esseri umani siamo stati creati da Dio. È verità manifesta che noi veneriamo e seguiamo Dio. Il governo comunista cinese ci limita con forza e ci impedisce di credere in Dio. Il partito arresta e perseguita freneticamente coloro che credono in Dio. Quello che fanno è così retrogrado e contrario al cielo. Solo Satana potrebbe odiare Dio così tanto. Solo Satana potrebbe competere così spudoratamente con Dio per l'uomo e cercare di controllarlo perennemente, di possederlo e infine distruggerlo e divorarlo. Il governo comunista cinese è Satana, il diavolo, il nemico di Dio, il demonio vivente che divora l'anima dell'uomo. E per questo è il mio nemico giurato. Indipendentemente dal modo in cui mi perseguiti, io starò dalla parte di Dio. Darei la vita per dimostrare fedeltà a Dio. È così difficile interrogare questi credenti in Dio. Come fanno a credere con tale fede? Quella è irremovibile. Questo caso mi fa veramente andare su tutte le furie. Capitano E, dipende
Tutto da voi. Dobbiamo continuare. È difficile, ma dobbiamo farci dire tutto. Dove hanno nascosto i soldi e i capi? Nel caso, possiamo disporre a piacimento delle vite dei credenti. Sono nostri. Ciò ci è concesso dal partito. Capitano, abbiamo già usato tutto quello che potevamo. Ma questa donna non si è arresa, né con le buone né con le cattive. Ciò a cui una donna tiene di più è la sua famiglia. E ciò che teme è l'umiliazione. Staremo a vedere. Hai visto? Abbiamo arrestato tuo figlio e la tua sorellina. Siete tutti credenti in Dio. Una famiglia davvero interessante. Che bella pelle che ha tuo figlio. Sei resistente. Mi domando quanto lo siano loro. Ho sentito che tuo figlio si è appena laureato. Ha davanti un futuro così promettente. Tutta la sua vita sarebbe rovinata se andasse in prigione per la sua fede in Dio. Se ci dirai quello che vogliamo sapere, rilasceremo la tua famiglia. La decisione è nelle tue mani. Pensa molto attentamente. Papà, mamma. Sì? Ha chiamato l'università. Eh? Vogliono che rimanga a insegnare. Chissà come stanno adesso, mia sorella e mio figlio. I mezzi della polizia sono devastanti. Saranno in grado di resistere? Dio, sono così preoccupata per loro, ma non posso seguire le mie emozioni e tradirti. Che tu possa guidarmi. Dio dice: in quel momento ci sarà una battaglia dentro di te, ma sarai disposto a soffrire rinunciando a ciò che ami, sopportando questa pena per soddisfare Dio. E anche se dentro di te soffri, non asseconderai la carne e il cuore di Dio sarà soddisfatto. E così proverai conforto. Questo vuol dire pagare davvero un prezzo. Se sulla strada verso l'amore di Dio sei in grado di restare saldo al suo fianco quando egli combatte contro Satana e di non tornare da Satana, allora avrai ottenuto l'amore di Dio e avrai resistito saldamente nella tua testimonianza di fede. La polizia minaccia di fare del male alla mia famiglia per ricattarmi e costringermi a tradire Dio, vendendo i miei fratelli e le mie sorelle. Questa è la tentazione di Satana. Starò dalla parte di Dio, mi affiderò a Lui per rimanere con forza a testimoniare per Lui. Non lascerò che la sicurezza della mia famiglia mi faccia tradire Dio. Allora? Hai pensato? Rispondi. Dove sono i soldi della Chiesa? Chi sono i vostri capi? Ho già detto quello che dovevo. Riguardo al resto, qualsiasi mezzo usiate,
Non dirò mai niente. Ah, sì? Hai deciso così? Stasera ti porteremo in un bel posto. Ti faremo divertire tanto. Capitano, questa donna è davvero testarda. Mentivamo sui parenti, ma anche se li avessimo trovati, non credo avrebbe confessato. Voglio vedere quanto è forte. Non penso che passerà la notte. Dio, non so a quale tortura più crudele possano sottopormi questi poliziotti. Possa tu darmi la fede e la forza. Cammina, dentro. Capitano. La temperatura ora è a meno 25. Se non chiarisci la cosa, ti spoglieremo e alla fine ti lasceremo congelare. Rispondi. Chi sono i vostri capi? Dove abitano? Come vi contattate? Forza, spogliatela subito! Non mi toccate! Lasciatemi andare! Mi definite esseri umani? Quello che fate è terribile! Non temete il giudizio di Dio! Giudizio? Noi comunisti non temiamo nulla! Nemmeno il giudizio di Dio! Muoviti! Teppisti! Sciacalli! Tua malattia. E lascerò poi che ti vengano altre malattie al cuore e ai reni. E allora ti ci vorrà un miracolo. Su, prendi l'acqua. Non far cadere una goccia, se no ti rovino. Sulla schiena! Se non parla, congelerà a morte! Freddo? Devo dirlo, mi piace molto vederti ballare. Vedendo questo mucchio di delinquenti, demoni e sciacalli davanti a me, il mio cuore si riempie di rancore. Sono come demoni dell'inferno che provano piacere nel fare del male agli esseri umani e che gioiscono della loro sofferenza. Sono privi di sentimenti e umanità. Conoscono solo la tirannia e l'atrocità. Ecco! Questo è per il gonfiore. Dillo adesso. Dove sono i soldi? Eh? Dove? Guarda che faccia che fa.
Quando mi rifiutai ancora una volta di parlare, i poliziotti usarono molte volte le scosse dei taser sulle cosce e sui genitali. A ogni scossa, era come se innumerevoli aghi mi trafiggessero il corpo. Il dolore mi stava uccidendo. La cosa più detestabile fu quando un poliziotto usò delle bacchette per spremermi i capezzoli. Faceva così male che continuavo a gridare. Poi inserirono una bottiglia di acqua minerale ghiacciata tra le mie cosce. Il freddo conficcato si diffuse immediatamente in tutto il mio corpo. Mi sentivo come se mi stessi trasformando in un ghiacciolo. Ero ammanettata su una sedia di ferro. Non avevo spazio per scansarmi. Potevo solo lasciare che quei demoni mi torturassero e mi umiliassero. Quella sensazione indicibile era peggio della morte. Poi mi versarono dell'acqua di senape nel naso. Il dolore bruciante dentro le narici si diffuse immediatamente al cervello. Non riuscivo a respirare e stavo soffocando. Continuavano a torturarmi. Non ce la facevo davvero più. Il cuore mi batteva all'impazzata. Facevo fatica a respirare. Mi sentivo morire. Parla! Capitano, guardi, è sfinita. Se continuiamo, ho paura che... Paura? Con questa matta, per Dio, dobbiamo essere senza pietà! Su, prendi le pillole. Credi ancora in Dio? Com'è che non è venuto a salvarti, eh? La polizia comunista cinese non solo mi umiliò e torturò in tutti i modi possibili e immaginabili, ma arrivò a profanare e a bestemmiare Dio. Odiavo quel mucchio di demoni dal profondo del mio cuore. Ricordai le parole di Dio. Adesso è il momento. L'uomo da tempo è andato raccogliendo tutte le sue forze e ha dedicato tutti i propri sforzi, pagato ogni prezzo per questo, per fare a brandelli l'odioso volto di questo demone e per mettere alle persone che sono state accecate e hanno patito ogni genere di sofferenza e di difficoltà di risollevarsi dalle loro sofferenze e voltare le spalle a questo antico diavolo malvagio. Sentivo dentro di me il potere e la determinazione per combattere Satana fino alla fine. Allora presi la mia decisione. Per quante sofferenze e umiliazioni avessi patito, sarei rimasta ferma nella mia fede in Dio. Dio, non riuscirò a resistere per molto. Ti prego, salvami. Capitano, se non ci fermiamo avremo tra le mani un cadavere. Capitano, non ci ha detto nulla. Non può morire. Vada all'inferno! È così frustrante!
Poverina. Dammi un asciugamano. Che crudeltà. Come può la polizia fare una cosa simile? Già, i credenti in Dio sono brave persone. Che giustizia c'è nell'arrestarli? Arrestassero i funzionari corrotti. Sì. Credere in Dio è una bella cosa. Come ha potuto la polizia essere così spietata? Non sono così spietati nemmeno con gli assassini. Proprio così. È davvero crudele. Quello che ti hanno fatto, fallo sapere. Denunciali. Già. Denunciare. La polizia, i giudici e il governo sono tutti della stessa razza. Povera Guarda ragazza. Guarda com'è ridotta. È terribile. Recupera le forze. Che sofferenza. Vi ringrazio. Dopo aver sperimentato la persecuzione del Partito Comunista Cinese, nonostante fossi devastata fisicamente e mentalmente, sentii veramente la presenza di Dio. La sua misericordia e il suo favore al mio fianco per tutto il tempo. Capii anche l'onnipotenza e il potere della parola di Dio. Quando mi sentii debole e pessimista, in mezzo alle sofferenze e alle torture, la parola di Dio mi confortò e mi diede coraggio. Mi diede la fiducia e il coraggio per sconfiggere Satana. Quando mi trovai ad affrontare ripetutamente la tentazione e l'attacco di Satana, la parola di Dio mi illuminò e mi guidò in tempo, portandomi a riconoscere i trucchi del maligno. Quando stavo per soccombere alla tortura e per morire, Dio mi aprì la strada e mi salvò dal pericolo. Dio dice: la forza vitale di Dio può prevalere su ogni potenza. Inoltre, è superiore a ogni potenza. La sua vita è eterna. La sua potenza è straordinaria. La sua forza vitale non viene facilmente sopraffatta da alcun essere creato, né da alcuna forza nemica. La forza vitale di Dio esiste e irradia il suo splendore luminoso indipendentemente dal tempo e dal luogo. La vita di Dio rimane per sempre immutata, nonostante tutti i sovvertimenti del cielo e della terra. Tutte le cose passano, ma la vita di Dio rimane per sempre, poiché Egli è la fonte e la radice dell'esistenza di tutte le cose. Se non fosse stato per le cure e la protezione di Dio, per la parola di Dio come il potere della mia vita, non avrei potuto resistere alla persecuzione crudele di Satana, né avrei potuto sopravvivere fino ad oggi. Dio, ho sentito il tuo amore per me. Se arriverà il giorno in cui uscirò viva da questo posto, resterò leale nel fare il mio dovere per ripagare il tuo amore.